Ciao a tutti e tutte, io sono Lord Kicko del canale House of Big Lord e oggi non vi saluto come faccio di solito perché questo è un video serio, è un video di scuse e il titolo non è assolutamente clickbait, non è nelle mie corde utilizzare titoli per attirare la gente, quello che vi dirò è la verità e cosa è successo. Stamattina, cioè mercoledì 6 dicembre 2017, mi sono ritrovato sulla pagina del canale un avviso da parte dello staff di YouTube. Praticamente ieri sera con una live, quindi parliamo di ieri sera il 5 di dicembre, era un martedì sera, ho violato le norme per quanto riguarda i contenuti che ho portato durante la live, contenuti che purtroppo mi sono valsi uno strike e la rimozione del video che ho già provveduto a fare e ho cancellato anche un altro video che, diciamo, se in modo meno esplicito, ma faceva vedere praticamente su The Sims 4 parti di corpi nudi, comunque era questa mod che ho utilizzato per fare determinate cose in ambito sessuale, quindi cose esplicite, e quindi questa cosa mi è valsa questo strike. E cosa comporta lo strike? Praticamente lo strike è un po' come perdere dei punti sulla patente. Per 90 giorni praticamente avrò questo strike, poi verrà tolto, ma la cosa più grave è che per 90 giorni mi hanno anche tolto la possibilità di andare in streaming live, quindi per 90 giorni sul mio canale non vedrete live. Io mi scuso con la mia community, mi scuso col mio socio BigPad. Lui non c'entra, è stata una scelta mia di portare questo tipo di contenuto e lasciarlo su. Quindi chiedo veramente a tutti voi scusa perché io comunque ci tengo a dirvi che ho sempre cercato di portare i contenuti nel miglior modo possibile, di far crescere nel miglior modo possibile la community. È 4 anni che faccio video, 4 anni che cerco di far crescere questo canale. Adesso ho dato la possibilità appunto a BigPad di entrare con me e ampliare anche la scelta di titoli di videogame, insomma, da portare sul canale. Il problema è che con questa mia cazzata mi sento veramente uno schifo, nel senso non dovevo fare questa cosa qua. So che le norme di YouTube, cioè so cosa dicono le norme per quanto riguarda la privacy o comunque determinati tipi di video che si portano, perché avevo letto comunque i disclaimer e varie cose, le informazioni che YouTube dà a tutti i creator prima di pubblicare un video. Io purtroppo, mettendo anche per buona fede, in buona fede ragazzi, ho messo i blocchi dell'età, ma anche con i blocchi non niente, ho comunque violato le norme di YouTube e quindi niente, mi spiace per me, ma soprattutto ve lo dico col cuore, mi spiace per voi che mi seguite da anni non potervi più far vedere per. Vabbè, alla fine, ragazzi, sono 3 mesi, comunque 3 mesi possono essere lunghissimi o brevissimi. Il mio canale comunque continuerà a sfornare video, su questo non ci piove, anzi cercherò di portare sempre di più contenuti migliori e niente, questo video comunque lo dovevo fare, era un video che dovevo farlo perché per rispetto nei vostri confronti. Comunque le live ci saranno, non vi preoccupate, perché il buon Lord ha pure un canale su Twitch, quindi le live solamente verranno spostate da YouTube a Twitch. So che Twitch non va per alcuni di voi molto bene, nel senso che scatta un po' di più rispetto alle live più fluide che si vedono su YouTube,
su YouTube probabilmente non ci sarà nemmeno la possibilità di mettere a bassa latenza e quindi di vedere in tempo quasi reale quello che faccio, però accontentatevi, posso soltanto cioè, questo è quello che offre il convento, insomma. L'alternativa è non avere live per 90 giorni, il che a me spiace tantissimo, quindi niente, io mi scuso di nuovo con tutti voi, mi scuso con il mio socio BigPad e vi prometto che sul nostro canale cose di questo genere non succederanno più. Quindi noi ci vediamo sempre qui su House of Big Lord con nuovi vlog, con nuovi gameplay e prossimamente anche con nuove live. Restate come sempre sintonizzati e a Wanagana.